problema è che ci accorgiamo può... che si può ridurre la spesa nella sanità. Pirro, adesso ce ne accorgiamo. Pirro, il problema che si pone per il Sud è quello di risanare la gestione. Perché noi prima di pensare alle tensioni istituzionali, a nuove regioni o a comuni che si spostano da una parte all'altra, a province che si spaccheranno, perché secondo me l'iniziativa referendaria aggiunge la domanda è che porterà siamo in conclusione. Anche alla spaccatura delle province di Brindisi e di Tau. Prima di fare tutto questo dobbiamo risanare le strutture pubbliche, spendiamo troppo. Questo è allora, dire, scusa, professor Medica, su questo, prego. Allora, secondo me questo ragionamento, e poi Tony ti prego basta, fammi parlare agli altri colleghi, è un attimo semplificante, troppo semplificante. Timer. Perché se noi da domani col federalismo fiscale dovremo gestire i servizi di tutta la regione, di tutte le regioni, attraverso la ciccia vera, scusate, mi rivolgo alla massaia, non è nel federalismo municipale, quelle sono stupidaggini, le imposte, queste cose, sono la ciccia vera, no, è sull'IVA, è la compartecipazione sull'IVA, dove c'è, cioè, io vi invito ad andare a guardare gli atti della bicamerale, dove sistematicamente viene detto, in ogni caso, purtroppo, la percentuale di IVA versata sul territorio dovrà andare a Roma e poi tornare, dovrebbe rimanere sulle regioni. Ora, non esiste una regola che fa sì che quella percentuale poi sull'IVA versata su tutta la regione a sua volta venga ripartita equamente tra le diverse, non esiste una regola, tra le diverse province, quindi la gestisce il centro. Per questo sulla base di questo può essere io alla massaia dico, siccome quella ciccia serve a fare le infrastrutture e siccome le infrastrutture sono cruciali per la crescita del Salento nella regione in cui lei vive, secondo me ci sono molte più probabilità che le risorse vengano spese meglio in una regione Salento che in una regione Puglia. Mi assumo la responsabilità di dirlo. Poi, se i politici che gestiranno la regione Salento, noi siamo qua impegnati a definire un modello, ma se poi i politici non saranno in grado di farlo, questa è la seconda domanda, la prima era quella a cui ha risposto lui, alla quale non c'è una risposta. Io non posso anche garantire i buoni politici. Allora, stop tutti quanti, perché siamo fuori tempo massimo e vi vorrei chiedere veramente ultima domanda secca a uno solo, a un solo interlocutore, e ultima risposta secca, state nei due minuti, state nel minuto, ok? Guardatevi proprio il cronometro. Io a bere a tutti perché non mi hanno chiesto sull'iter, perché mi sono veramente stancato dell'iter costituzionale. Solo per questo, se non me lo chiedete adesso, vi offro da bere a tutti. Allora, tra me e compagnia bella. Allora, andiamo in ordine come siamo partiti, Antonio. Sì. Allora, fallo. Antonio secca. De Arocca, Corriere del Mezzogiorno. Domanda secca, dottor Melica. Altri ci hanno pensato prima, hanno cercato prima di fare la Regione Salento, ha citato prima Meleleo, sì. 76, accantonato nel 2001, eccetera, eccetera. Perché dovrebbe funzionare questa volta? Ma in passato si è ritenuto che la legge, e qui rispondo a quello con cui non volevo rispondere, però in modo un po' diverso, la legge che prevede l'iter per giungere ad una nuova regione, no, troncasse, no, in partenza la possibilità di farla. Io, avendola studiata, poi potrebbe essere anche che abbia torto, ma ne valeva la pena, mi sono reso conto che tutti coloro i quali hanno scritto su questa legge nello scibile della dottrina costituzionalista hanno detto che la legge è incostituzionale. Un caso analogo è stato disciplinato sui comuni e quindi la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale quel pezzo di legge. Quindi noi abbiamo deciso che, siccome c'erano le basi per poter partire, di seguire l'iter che poi porta al referendum. In tutti gli altri casi si è ritenuto il percorso sbarrato, io ho ritenuto che ci fossero delle serie chance e quindi negli altri casi non hanno seguito l'iter, quindi questo percorso che è quello costituzionale, mi coniugo con quello politico, è quel percorso che poi si coniuga con l'enfasi politica, cioè tu arrivi ad un referendum, ne discuti, in passato se ci riflettete, proprio perché non c'è stato questo iter, non ci sono stati comuni che hanno deliberato, tutto sommato credo che queste discussioni, questo alto livello di discussioni nel merito anche delle questioni non ci sono mai state, quindi se mai si realizzerà è perché abbiamo seguito l'iter corretto ed abbiamo aperto a dibattiti di altissimo livello e altri ce ne saranno, ecco perché secondo me ci sarà la possibilità di farlo.
Oh, ci sono 30 secondi, qualcuno vuole aggiungere qualcosa su questo tema del perché questo entusiasmo e perché questo giusto iter rispetto alle altre volte? Solo una considerazione, ma perché noi rifiutiamo la storia? Perché rifiutiamo di storicizzare questi fenomeni? Ma se noi prendiamo un libro di storia macro avvenimentale, rubo questa espressione alle Goff, e sfogliamo le cartine geografiche, sono sempre uguali? Non cambiano in continuazione? E ogni volta che cambiano, le nuove aggregazioni sono aggregazioni di secessionisti sporchi e cattivi, o è lo spirito della storia che porta a nuove esperienze di aggregazione per cercare di vivere meglio? E rispondo a lei, ci siamo sempre dati del tu. Per cui potete quello che ci mancherebbe altro. Quello che io non riesco a capire, perché parlare di autonomia come se si volesse parlare di qualcosa che separa? Separare è diabolico. Un etimologo piuttosto fantasioso diceva che diavolo viene da diaballein, separare. Tutto ciò che separa è diabolico. Non si tratta di separare nulla, si tratta di ripensare un sistema di organizzazione di uno Stato. Okay. E più finisco, più noi vediamo di queste esperienze, tu le censivi, più mi viene fatto di domandarmi se l'insoddisfazione non sia probabilmente più radicata di quanto sembri. Fatemi aggiungere solamente... La Costituzione dice pluralismo autonomico. Professore, chiedo scusa. Fatemi aggiungere anche un dato del perché, lui dice perché oggi pensate di potercela fare. Forse anche per merito vostro, cioè dell'attenzione che all'opinione pubblica si è dato questo tema, probabilmente è anche una novità rispetto al passato, mi sembra, da parte dei giornali. Solo una domanda sul percorso Rosario. Referendario. Si sta facendo tutta questa discussione e c'è il pericolo che possa essere una discussione senza l'oste e dovrà essere la Cassazione a decidere. Il percorso referendario arriva a termine se chiesto da un terzo delle popolazioni interessate e il tema è aperto. Popolazioni interessate sono quelle delle tre province o di tutta la Puglia? Ma è sempre Melica, mi sa, no? Tutte e due. Vabbè, Melica e Portaluri. Un minuto a testa. Onestà intellettuale di un costituzionalista. In assemblea costituente si era posto il problema e si è detto delle tre province. Il 132 è stato costruito sulla base della volontà storica. I costituzionalisti insegnano che poi, diciamo, la Costituzione non è pietrificata. Nel tempo possono cambiare le interpretazioni alla luce di nuovi fenomeni sociali. Cioè quello che è stato detto in assemblea costituente può cambiare. Abbiamo degli esempi, secondo me, analoghi, dei comuni che si vogliono spostare, in cui anche qui c'era il problema, la legge prevede che avrebbero dovuto votare tutta la regione ai fini dello spostamento del comune. La Corte Costituzionale ha detto, quindi diritto vivente, volontà costituente, diritto vivente, che in realtà si vota solo all'interno dei comuni. Quindi io ho ritenuto di ridurre al minimo i margini di rischio. Certo, se la Cassazione ritiene che effettivamente si deve votare su tutta la Puglia, va contro l'opinione di tutta la dottrina, però è la Cassazione che decide e quindi ci bisogna assumere. La dottrina o la giurisprudenza? La dottrina con riferimento alle regioni, la giurisprudenza con riferimento ai comuni. Ok. Professor Portaluri, un minuto anche per il professore. La Costituzione è un testo. È il massimo semiologo che noi abbiamo in Italia, notissimo, Umberto Eco, dice che queste macchine sono un po' sonnacchiose, un po' pigre, hanno bisogno di essere sveltite, svegliate, eccetera. Cosa voglio dire? Voglio dire che quell'insieme di parole che è la Costituzione non è qualcosa che ha un senso univoco. E con questo voglio sottolineare che tutti i signori che sbandierano la Costituzione fanno un'opera di mistificazione intellettuale, perché non sbandierano la Costituzione, sbandierano la loro personalissima interpretazione a loro uso e costume e secondo il loro livello di onestà intellettuale di quella macchina, la sveltiscono secondo il loro modo di vedere, operazione legittima purché non venga contrabbandata come verità assoluta. C'è istituzionalmente un solo organo che può dire se una interpretazione è accettabile o non vera o sbagliata. La Corte Costituzionale spesso smentisce se stessa. Questa è la storia del diritto. La previsione vogliamo noi che siamo giornalisti. Io non posso fare una previsione, posso fare un auspicio ed è scontato. Va bene.